Ugo Campagnaro è pronto per tornare in campo, ti sei allenato in questi giorni con i compagni e speri ovviamente di poter scendere in campo nel match con la Salernitana, sei comunque a disposizione. Sì, importante era quello, rientrare col gruppo, fare qualche allenamento col gruppo per mettermi a posto e poi essere disponibile già per la partita di sabato. Partita importante quella di sabato che vale una stagione per il Pescara, anche per la Salernitana, nessuno potrà regalare punti, tantomeno voi con la squadra campana che però si gioca la salvezza all'Adriatico. Sì, sicuro, non bisogna sbagliare niente, bisogna sotto l'aspetto magari della grinta e queste cose non bisogna sbagliare nulla perché è una partita troppo importante come hai detto te, ci giochiamo tutta la stagione in questa partita, sappiamo che anche loro hanno bisogno dei punti, dunque sarà tosta, però bisogna fare il massimo per cercare di fare più punti possibili. Un finale di torneo assolutamente tutt'altro che scontato e molti pensavano ad una vittoria facile della Salernitana con il Cosenza nella gara dell'ultimo turno, così non è stato. Sì, posso succedere di tutto, l'abbiamo visto in tutte le partite e niente, adesso hanno bisogno dei punti, verranno qua per vincere la partita, noi dovevamo fare altrettanto e correre più di loro, essere più freddi e gestire la partita meglio di loro, poi alla fine vediamo chi fa meglio. Di tornare in campo negli ultimi 90 minuti della stagione regolare, così come era accaduto nell'anno di Massimo Oddo tecnico del Pescara, giocasti la gara con il Latina, poi i playoff e tutti sappiamo come finì quella stagione. Sì, è andata bene quella partita lì, abbiamo fatto l'ultima con Latina 1-1 e poi i playoff che è finita bene con la promozione. Niente, io adesso sto pensando personalmente a mettermi a posto, a disposizione per sabato, poi se le cose vanno bene speriamo, meglio così. Nelle ultime settimane hai seguito il Pescara dalla tribuna e a proposito di difesa abbiamo visto in campo un giovane molto interessante, Davide Bottella, che potrebbe essere l'erede di Ugo Campagnaro. No, è molto molto bravo, io vabbè, l'ho conosciuto quest'anno, l'ho visto tutti gli allenamenti, poi è un ragazzo molto disponibile che ascolta e ha molta voglia di imparare, è pure bravo, dunque ha tutte le prospettive per fare bene. Questa sarà l'ultima stagione da calciatore di Ugo Campagnaro, ci stai pensando oppure stai pensando di continuare anche nella prossima stagione, ginocchio permettendo? No, ma devo pensare soltanto a queste ultime partite qua, dopo come finisce il campionato e prendere una decisione.